Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, rieccoci con un nuovo video. Video sui prodotti finiti del mese di luglio. Vedete i capelli un po' diversi perché ho fatto una tinta molto più chiara del mio colore solito e quindi niente, li ho anche tagliati, sfoltiti, insomma, un po' di cambiamenti per l'estate, diciamo. Allora, la busta non è colma piena, come vedete, però ho finito abbastanza prodotti, sapete che comunque, cioè, noi non siamo molto bravi a finire tanti prodotti in un mese, soprattutto perché tipo io non mi lavo le mani 800 volte al giorno come prima, faccio i turni, mia mamma sta fuori tutto il giorno, mio padre fa i turni, poi adesso che, cioè, non dico che non ci laviamo, però non so, è un po' strana sta cosa, comunque. Vorrei andare in ordine di, cioè, tipo per tipologia, però non so se ci riuscirò, quindi boh, vediamo, proviamoci. Ovviamente io faccio video e qua mi squilla, mi vibra tutto, va bene. Comunque, allora, terminati due pacchetti di salviettine. Uno nel formato grande del marchio Lil Premium Lilla, mille usi rinfrescanti. Io queste qua le trovo da Esselunga, queste qui, con l'apertura in plastica rigida. Non so quante sono. Mio Dio, sto per vomitare. No, scherzavo. Ragazzi, non fateci caso, sono 72 salviettine ideali per tutta la famiglia con glicerina, pH fisiologico, delicata, profumazione agrumata. Sì, la profumazione agrumata un pelino si sente che non è, cioè, che non è uguale alle altre. Buone, costano poco, le teniamo in bagno per pulirci le varie parti intime della famiglia. Poi, solite salviettine, queste qui che tengo in borsa di Esselunga da viaggio, le solite buone, non sto a dilungarmi. Terminato, ho in uso ancora forse 2/3 rasoietti, lamette. Queste lamette della Bic, a due lame ovviamente, sono 6, Twin Lady, niente di che ragazze. Io queste qua noi le usiamo per le gambe, quando, cioè mia mamma molte volte. Io le uso per le ascelle sempre, cioè io sulle ascelle non faccio la ceretta, ragazzi, faccio mi passo la lametta, anche perché io comunque lavandomi, cioè uno si lava, passa un attimo il rasoietto ed è a posto, cioè non è che hai dei peli, una barba tanta, cioè sinceramente. E niente, queste qui quando le trova in offerta, di solito le lamette lei, quelle che trova in offerta prendo, quelle che costano di meno, non sta a prendere quelle più buone, eccetera. Io infatti faccio il contrario, prendo quelle più buone, soprattutto quelle che hanno tre lame. Quelle due a due lame non funzionano molto bene, cioè non mi piacciono molto. Poi vado con le cose più, cioè easy, eh. Terminati questi Salva Slip della Morbidea, Protegi Slip anatomico super assorbente, tripiegato, vabbè, comunque ripiegato su se stesso. Questi qua sono gli ASSO, questa è la confezione, mia mamma li trova, non so se li ha trovati al Penny, all'Esselunga, mia mamma vabbè, quelli che trova prende. Lei Salva Slip li usa anche fuori dal periodo del ciclo per evitare di comunque di sporcare la mutandina e niente, nada di nada de más. Solo che lei li compra e poi dice: ma quelli così sono piccolini, non fanno niente. Faccio: mamma, ma li compri tu, io non, cioè, così a caso. Poi terminata questa confezione di bastoncini di Cotton Fioc di Esselunga, 100 pezzi sono questi qua e nulla, niente da dire, sono dei Cotton Fioc normalissimi, cioè non è che bisogna stare qui a dilungarsi. Poi allora cominciamo con la sagra dei bagnoschiuma, adesso vi faccio vedere con calma, con calma.
ok, forse ci siamo, forse ci siamo, ok. Allora, terminati, 3 bagnoschiuma in taglia grande e uno in mini taglia. Primo che vi faccio vedere è questo qui, dei tesori d'Oriente, vaniglia e zenzero del Madagascar, terminato l'altro giorno. Buonissima ragazze, la profumazione è abbastanza da inverno, invernale, però anche d'estate, cioè ragazze, è stupenda, 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 stupenda. È un pelino forte, ma proprio un pelino, però ragazze a me piace, a me è piaciuta tantissimo. E sono 250 ml, noi l'abbiamo appesa in doccia così, cioè fantastico, fantastica questa, proprio questa profumazione mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Ci sono profumazioni tipo l'orchidea nera, qualcosa del genere, non mi è piaciuta. Ma questa ragazze, questa stupenda, stupenda, se la dovessi ritrovare la ricomprerei. Non so perché l'abbiamo preso, forse era in offerta, cose a caso, vabbè, buona. Poi terminato questo bagno doccia alla menta con estratto appunto di menta piperita di Bottega Verde. Il tappo l'avrà buttato mia mamma molto tempo fa per estrarre meglio il prodotto. Questo sono 400 ml, ottimo come prodotto, ottimo soprattutto per l'estate. Sembrava di mettersi addosso, proprio di versarsi addosso la granita alla menta. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Poi questi qua comunque ragazze, con le offerte, se siete iscritti con la tessera, offerte mica offerte, cioè questi vi vengono a costare 1-2 euro, cioè comunque ragazze vi conviene molto, e rinfrescante, è un gel tipo verde, buonissimo ragazze, cioè io lo ricomprerò sicuramente l'estate prossima, ovviamente d'inverno vi passa un po' la voglia, anche perché ragazze voi ve lo mettete addosso anche mentre fate la doccia, cioè è come se vi proprio, cioè sapete quella sensazione di freschezza che avete addosso, no? Di freschezza, non lo so, cioè ottimo ragazze, per l'estate è veramente ottimo, ve lo consiglio un sacco. Molte magari dicono che Bottega Verde ha dei prodotti che non piacciono per via dell'inci, poi ma non si sente molto la profumazione. Ragazze, io ve lo giuro, io mi mettevo questo e per un'oretta proprio tutta mi sentivo addosso la menta. Ovviamente ragazze sono dei bagnoschiuma, non sono dei profumi, quindi c'è il bagnoschiuma, poi dopo vi lavate, la profumazione non è che persiste per 8 giorni, cioè. Poi terminato questo Vidal Milk and Cream doccia nutriente shower gel avena e latte di riso, anche questo ragazze una coccola per il corpo, una coccola ragazze, veramente ottimo, ottimo, l'ho amato. Sono 250 ml, questi della Vidal poi ragazze sono veramente ottimi, una coccola per il corpo anche se siamo d'estate. Comunque certe volte non c'è solo bisogno del bagno doccia rinfrescante, ma anche magari di un bagno doccia nutriente, di un bagno doccia che vi avvolga come una coccola. Insomma, questo qui è stato veramente buonissimo. Anche questo, se dovessi ritrovarlo, comunque anche non in offerta lo ricomprerei perché mi piace un sacco. Buonissimo, ottimo. Poi, terminata questa mini taglia che però ho comprato, costava tipo 1 euro, di Bottega Verde, bagno doccia, limone e agrumi, sono 50 ml, questo qua. Buonissimo ragazze, mia mamma l'ha usato una volta, buonissimo, l'ha usato una volta, ha voluto comprare la full size, vi dico solo questo, la taglia grande. E buono, sì, bello, fresco, sa di agrumi, sì, però sinceramente io dopo che ho provato una profumazione non mi viene da ricomprarla. Potrei ricomprarla magari l'estate prossima, ma cioè, nel senso, sinceramente la profumazione di agrumi non è una tra le mie preferite, preferisco piuttosto appunto la profumazione alla menta, ecco. Però ottimo, buonissimo, un gel che comunque faceva schiuma e nulla, niente da dire, buono. Poi, allora, terminato uno shampoo, questo qui di Sunsilk, ricarica naturale,
Tè verde e limone per capelli grassi, effetto detox. Io sempre per me, questi perché io l'abbiamo usato sia io che mio fratello, perché anche mio fratello ha i capelli grassi. Buonissimo, ragazze. Allora, 400 ml la confezione al maxi formato. La profumazione divina. Era un gel trasparente. Ne bastava una goccia proprio, una goccia, perché poi faceva un sacco, un sacco, un sacco di schiuma. Adoro, veramente l'ho amato, l'ho amato. E faceva un sacco di schiuma, quindi ne bastava poco. Io avevo i capelli, prima di tagliarli, avevo i capelli lunghissimi, quindi e folti, quindi immaginate voi comunque. Ottimo, ottimo, l'ho scoperto da Esselunga, era in offerta, l'ho voluto prendere perché per me era nuovo. Ottimo, infatti se lo dovessi ritrovare, anche se non è in offerta, lo ricomprerei perché. Allora, adesso forse per un po' utilizzerò i bagnoschiumi, scusate, gli shampoo per capelli colorati perché io mi sono appunto fatta la tinta e quindi per evitare di rovinarli, perché comunque lo shampoo per capelli grassi è uno shampoo molto molto strong. Per evitare di rovinarli e tutto, utilizzerò comunque uno shampoo per capelli colorati. Poi, terminato finalmente, cioè, allora, in realtà lo sto terminando, è ancora però l'ho trasferito in una boccettina piccolina. Questo detergente intimo della marca Dermon, eccolo qua, da 500 ml, in uso da almeno 6 mesi, ve lo dico. Dermon intimo pH 4.5 a base di estratti di malva, fiore di tiglio e salvia, detergente intimo delicato, azione rinfrescante. Ottimo, buonissimo. Allora, era delicato veramente, faceva schiuma, era comunque profumato, ha un buon profumo, non è male. Un po' forse un po' pungentino, ma buono. Buono all'inizio, poi basta. Dopo ha iniziato a stufarmi. Infatti adesso lo sto terminando, sto cercando di terminarlo il più in fretta possibile. Anche di questo ne bastava una goccia, proprio una goccia, perché vabbè, comunque vi lavate solo le parti intime, quindi una goccia. Di questo, questo mi è stato regalato anche con il bagno doccia, quindi non so, e la fluida corpo, però questo qua appunto il bagno doccia l'ho usato molto molto tempo fa, questo qui appunto l'ho finito adesso. Se dovessi ritrovarlo anche solo da comprare, io non lo prenderei perché sinceramente mi sono, cioè, voglio provare altre cose, ecco, insomma, quindi però buono. Se lo volete provare, magari se c'è in una taglia più piccola, provatelo perché è buonissimo. Poi terminato finalmente questo Fresh, no, beh, finalmente no, perché era buono. Fresh and Clean detergente mani e viso ipoallergenico per pelle sensibile con acqua micellare, pH 7, iso oculare, oftalmologicamente testato, efficace anche per trucco. Erano 300 ml, questo qua. Buonissimo, ragazze, questo è un portento. E se voi questo ve lo mettete in bagno, potete struccarvi il viso anche con questo. Potete comunque lavarvi il viso con il sapone, invece che usare magari i detergenti per il viso appropriati, eccetera, potete usare questo. A me è piaciuto tantissimo. Era un gel trasparente e ne bastava poco. Ottimo, mi è piaciuto veramente, veramente tanto. Poi, terminati, due, ben due dentifrici. Uno della Menta Dent P, della Menta Dent P, questo solito che sinceramente dopo un po' mi rompe il cavolo perché ce l'ho, cioè veramente, questi qua mia mamma prendeva le confezioni, quelle magari da 3, da 4 e cioè basta. E poi terminato questo Colgate Max White Crystals, questo qua. Scusatemi, sì, 300, da 125 ml, se non erro, sì. Buonissimo questo qua, a me quelli di Colgate, quelli della Colgate o Colgate, come si dir si voglia, mi piacciono un sacco. Buoni. Poi,
terminate un po' di mini taglie finalmente, visto che non ce la facevo più. Allora, 1, 2 detergenti intimi, di quelli che danno negli hotel. Poi, ragazze, questo fondotinta no transfer di Bottega Verde con estratto di orchidea e vitamina E. L'ho utilizzato la sera dopo che ero andata in piscina, che mi ero abbronzata, ragazze, l'ho spalmato con le mani, era un pelino scuro, ma non si vedeva la differenza tra il collo e il viso, ragazze, stupendo, stupendo, veramente ottimo. Io infatti non lo comprerò, perché sinceramente non, cioè per adesso non mi interessa, però se lo volete, ragazze, è veramente ottimo, 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 è stato veramente ottimo. Poi, altre 2 mini taglie di questo shampoo doccia degli hotel. Io questi qua, ragazzi, li sto facendo fuori perché, sinceramente, io anche in viaggio non li porto. Cioè, faccio pochi viaggi, in viaggio non li porto, negli hotel comunque ci sono già, quindi è inutile che riporto le mini taglie che poi mi devono riportare a casa, insomma. Vabbè. Poi, allora, Bottega Verde Eau de Toilette Altiare, buonissimo, buonissimo ragazze, ottimo, un profumo un po' particolare, non è né troppo dolce ma né troppo amaro, è particolare, buono, 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 sinceramente vabbè non lo comprerò perché ho tanti profumi, è bello provarli un po' così ma chi se ne frega. Crema antifatica, penso. No, crema idratante anti-pollution di NAX, messa così per terminare le mini taglie sulle gambe, sulle braccia, insomma così. Bagno doccia dopo sole, prolunga la bronzatura, buonissimo, di Bottega Verde al cocco. Questo lo voglio comprare assolutamente, ragazze. Io il cocco lo amo, Bottega Verde l'amo, mettete insieme le due cose e faccio danni, faccio veramente danni. Poi terminata una mini taglia di latte corpo dell'edizione natalizia. Statemi a sentire. Bacio sotto il vischio. Questa qua. Ho detto, finiamo un po' di roba. Allora ho finito questa. Perché veramente, ragazze, buonissima. È buonissima, l'amo. L'ho amata. Non la comprerò perché ho 8.000 creme corpo. Che già adesso non metto, figuratevi. Buona però, buona, 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 buona. Poi ragazze, ho fatto veramente stra in fretta, prodotti finiti, fatto, ho finito appunto. Non ho appunto finito tantissimo, però devo dire ragazze che comunque molte cose le ho terminate. 3 bagno doccia, che ragazze, allora io i bagno doccia ne ho un sacco, un sacco, un sacco. E in un mese averne finiti 3, e dico 3, è stato veramente un sollievo. Comunque, vorrei adesso, magari verso, adesso vediamo quando, farvi il video su tutti gli acquisti che ho fatto in questo periodo. Ho anche acquistato da un sito stupendo, Shein, e volevo farvi vedere un po' di acquistini fatti così, per svagarmi un attimo. E basta, però adesso vediamo quando lo farò perché appunto devo raccattare tutta la roba e ora che la trovo ci mettiamo una vita. Comunque ragazze, questi erano tutti i prodotti finiti, magari lasciatemi giù nei commenti anche voi cosa avete terminato, se avete provato qualcosa di queste cose, insomma fatemi sapere anche voi la vostra, così poi ci confrontiamo e basta, alla prossima, ciao a tutti!